Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi Gesù ci porta a riflettere su due stili di vita contrapposti, quello mondano e quello del Vangelo. Lo spirito del mondo non è lo spirito di Gesù. E lo fa mediante il racconto della parabola dell'amministratore infedele e corrotto, che viene lodato da Gesù nonostante la sua disonestà. Bisogna precisare subito che questo amministratore non viene presentato come modello da seguire, ma come esempio di scaltrezza. Quest'uomo è accusato di cattiva gestione negli affari del suo padrone e prima di essere allontanato cerca astutamente di accattivarsi la benevolenza dei debitori, condonando loro parte del debito per assicurarsi così un futuro. Commentando questo comportamento, Gesù osserva: i figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. A tale astuzia mondana, noi siamo chiamati a rispondere con l'astuzia cristiana, che è un dono dello Spirito Santo. Si tratta di allontanarsi dallo spirito e dai valori del mondo che tanto piacciono al demonio, per vivere secondo il Vangelo. E la mondanità come si manifesta? La mondanità si manifesta con atteggiamenti di corruzione, di inganno, di sopraffazione, e costituisce la strada più sbagliata, la strada del peccato, perché uno ti porta all'altro, è come una catena. Anche se è vero, è la strada più comoda da percorrere, generalmente. Invece lo spirito del Vangelo richiede uno stile di vita serio, serio ma gioioso, pieno di gioia, serio, impegnativo, improntato all'onestà, alla correttezza, al rispetto degli altri e la loro dignità, al senso del dovere. E questa è l'astuzia cristiana. Il percorso della vita necessariamente comporta una scelta tra due strade, tra onestà e disonestà, tra fedeltà e infedeltà, tra egoismo e altruismo, tra bene e male. Non si può oscillare tra una e l'altra, perché si muovono su logiche diverse e costrantanti. Il profeta Elia diceva al popolo di Israele che andava su queste due strade: ma voi soppiccate con i due piedi. È bella l'immagine. È importante decidere quale direzione prendere e poi, una volta scelta questa giusta, camminare con slancio
e determinazione, affidandosi alla grazia del Signore e al sostegno del suo spirito. Forte e categorica è la conclusione del brano evangelico. Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Con questo insegnamento Gesù oggi ci esorta a fare una scelta chiara tra Lui e lo spirito del mondo, tra la logica della corruzione, della sopraffazione e dell'avidità e quella della rettitudine, della mitezza, della condivisione. Qualcuno si comporta con la corruzione come con la droga, con le droghe. Pensa di poterla usare e poi smetterla quando vuole. E da poco si comincia. Una mancia di qua e una tangente di là, e tra questa e quella lentamente perde la propria libertà. Anche la corruzione produce assuefazione e genera povertà, sfruttamento, sofferenza. E quante vittime ci sono oggi nel mondo, quante vittime di questa diffusa corruzione. Quando invece cerchiamo di seguire la logica evangelica dell'integrità, della limpidezza nelle intenzioni e nei comportamenti, della fraternità, noi diventiamo artigiani di giustizia e apriamo orizzonti di speranza e di pace per l'umanità. Nella gratuità e nella donazione di noi stessi ai fratelli serviamo il padrone giusto, Dio. La Vergine Maria ci aiuti a scegliere in ogni occasione e ad ogni costo la strada giusta, trovando anche il coraggio di andare controcorrente pur di seguire Gesù e il suo Evangelo. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni officiamo promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
profidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce teis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. 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 Cari fratelli e sorelle, ieri a Condrojanos, Sassari, è stata proclamata beata Elisabetta Sanna, madre di famiglia. Rimasta vedova, si dedicò totalmente alla preghiera e al servizio degli ammalati e dei poveri. La sua testimonianza è modello di carità evangelica animata dalla fede. Oggi a Genova si conclude il Congresso Eucaristico Nazionale. Rivolgo un saluto speciale a tutti i fedeli là convenuti e auspico che questo evento di grazia ravvivi nel popolo italiano la fede nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, nel quale adoriamo Cristo, sorgente di vita e di speranza per ogni uomo. Martedì prossimo mi recherò ad Assisi per l'incontro di preghiera per la pace. A 30 anni da quello storico convocato da San Giovanni Paolo II, invito le parrocchie, le associazioni ecclesiali e i singoli fedeli di tutto il mondo a vivere quel giorno come una giornata di preghiera per la pace. Oggi, più di mai, abbiamo bisogno di pace in questa guerra dappertutto nel mondo. Preghiamo per la pace. Sull'esempio di San Francesco, uomo di fraternità e di mitezza, siamo tutti chiamati ad offrire al mondo una forte testimonianza del nostro comune impegno per la pace e la riconciliazione tra i popoli. Così martedì tutti uniti in preghiera, ognuno prenda un tempo, quello che può, ma pregare per la pace. Tutto il mondo unito. Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini provenienti da diversi paesi. In particolare saluto i fedeli della diocesi di Colonia e quella di Mariapoli. E a tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.